fa partire, e questa non è colpa di nessuno, ma è colpa di tutti evidentemente, da 30 anni riusciamo a far partire e che ora pensiamo di poter far partire in una visione geometrica cartesiana. Allora ci sarà una via di mezzo, magari partiamo e poi ci aggiustiamo in corso d'opera. Io non so più chi si dovrà esprimere sulla negatività di questa manovra che è leggera ed è improvvisata. Io rabbrividisco quando Patroni Griffi dice partiamo anche sbagliando. Questo per me ha dell'assurdo, perché io devo tendere in ogni mia azione a fare sì che di non creare guasti sulla testa delle nostre popolazioni. A partire ad handicap alla fine potrebbe creare più vantaggi o più svantaggi? Non partire ha provocato solo svantaggi, proviamo la seconda ipotesi, partire ad handicap. Dalle province alle città metropolitane, e questo è il tema su cui si è dibattuto nel convegno svoltosi presso la Sala Pessina dell'Università Federico II di Napoli con costituzionalisti, giuristi, esperti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Filippo Patroni Griffi. Oggetto del contendere il disegno di legge Delrio, che tante polemiche sta alimentando tra coloro che sono favorevoli all'abolizione delle province e chi invece ritiene che le procedure adottate siano frettolose, legate ad un'esigenza mediatica e probabilmente incostituzionali. Altro argomento di riflessione, l'ultima modifica apportata al disegno di legge approvato nell'Aula di Montecitorio, che fa lievitare a 18 le città metropolitane da costituire complessivamente nel nostro Paese, rispetto alle 20 attualmente esistenti in tutta Europa. Come finirà? L'abbiamo chiesto al Presidente Pentangelo e al Sottosegretario Patroni Griffi. Come finirà? Finirà che probabilmente sarà approvato, partirà il decreto e poi ci saranno tutti quei guasti di cui stiamo parlando da mesi. Ci sarà un'area non delimitata, confini non delimitati, non ci sarà un'autonomia funzionale, probabilmente sarà un ente di secondo livello per cui verranno nominati. E purtroppo le nostre parole rimarranno negli annali e negli archivi di chi potrà un giorno dire l'avevo detto, ma questo sarà parva soddisfazione. L'esperienza mi dice che non bisogna mai dare per abolite le province, nemmeno ridotte, però direi che il disegno di legge del governo attuale si muove nell'ottica dell'abolizione con legge costituzionale delle province. Naturalmente noi possiamo da subito partire con le città metropolitane, al tempo stesso quando verrà approvata la legge costituzionale individueremo con il concorso delle regioni un livello di governo intermedio per le funzioni di area vasta.